Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel chiostro, proprio all'ingresso del convento dei frati minori cappuccini, per raccontarvi quanto va a scrivere Padre Alberto D'Alpolito nel suo libro, Ricordi, Esperienze, Testimonianze. Beh, una bella testimonianza quella che ci vuole raccontare oggi Padre Alberto, perché ci riferisce di un suo pellegrinaggio a Lourdes. Durante questo pellegrinaggio, lui dice, nella stazione ferroviaria di Nizza, lui incontra un prelato. Però fa una premessa: se veniva offeso, Padre Pio non reagiva, si mostrava umile, paziente, dolce, pregava per chi lo offendeva. Che cosa era successo? Era successo che, incontrando questo prelato, il prelato, sentendo che Padre Alberto era di San Giovanni Rotondo, gli chiese: lei conosce bene Padre Pio? E alla sua risposta affermativa: è vero che Padre Pio è santo, è vero che fa miracoli, continua ancora questo prelato nei confronti di Padre Alberto. E subito Padre Alberto va a rispondere: eccellenza, tutti siamo santi se viviamo nella grazia santificante, se facciamo ciò che vuole il Signore. Padre Pio è un religioso di vita esemplare che osserva fedelmente la regola di San Francesco, che prega, che soffre, che ubbidisce, lavora per il bene delle anime. Padre Pio non fa miracoli, ma prega, invita alla preghiera. E su questa sua esposizione il prelato è in disaccordo, è contrariato. Infatti aggiunge: permetta padre che io esprima il mio giudizio, ho sentito parlare di Padre Pio. Proprio per rendermi conto ho mandato a San Giovanni Rotondo un mio sacerdote, serio, prudente, il quale, vedendo Padre Pio rude, nervoso, impaziente, senza carità, che maltrattava e mandava via anche i peccatori, è rimasto scandalizzato da questo comportamento poco edificante. Ora, questo modo di agire, racconta Padre Alberto sul virgolettato del prelato, è indizio certo di un uomo esaltato, orgoglioso, o di un povero malato. E subito rispose al prelato che Padre Pio era tanto umile da non tollerare il fanatismo, il chiasso che si verificava attorno a lui, quindi si alzava la voce, lo faceva per allontanare da sé l'attenzione delle folle, ma non perdeva mai la calma e la serenità di spirito. E ancora aggiunse: il sacerdote che si era recato a San Giovanni Rotondo di certo era imbevuto di pregiudizi e che non aveva affatto avvicinato Padre Pio, per cui non aveva neanche potuto farsi di lui un concetto esatto. E racconta ancora Padre Alberto nella sua risposta al vescovo: al contrario di molti religiosi, sacerdoti, prelati, fedeli che hanno avvicinato Padre Pio, che hanno parlato con lui, non soltanto si sono fatti un concetto del tutto diverso sulla sua umiltà, sulla sua bontà, sulla sua amabilità, ma sono poi ripartiti entusiasti, edificati, anche col desiderio di ritornare poi nuovamente e altre volte a San Giovanni Rotondo. Beh, dopo il pellegrinaggio, Padre Alberto D'Apolito ritorna a San Giovanni Rotondo e vuole incontrare Padre Pio, e subito si rivolge a lui: padre spirituale, se le riferissi delle cose non tanto belle che sono state dette sul suo conto, si offenderebbe? E Padre Pio gli rispose: ma perché devo offendermi? A tale risposta allora gli raccontai il dialogo tenuto con il prelato, ripetendogli così la litania degli epiteti detti contro di lui, ma non gli dissi il nome del vescovo. Padre Pio mi ascoltò con molta umiltà, con tanta serenità, dandomi l'impressione di gustare una gioia indicibile. Al termine, con tanta calma e dolcezza, mi disse: figlio mio, preghiamo per lui. E allora: ma padre, lei sa chi è? Sì, lo conosco. Ha proibito i gruppi di preghiera nella sua diocesi, ha proibito ai fedeli di venire a San Giovanni Rotondo e di mandare offerte alla Casa Sollievo. Noi continuiamo a pregare per lui.